Emiliano ha parole di elogio per la ministra Gelmini, giunta in Puglia per discutere con presidente e giunta regionale del Recovery Plan. E Gelmini sottolinea che la Puglia non solo è la prima regione del sud che lei visita, ma che dovrà essere protagonista della rinascita del paese. Sanità, disoccupazione giovanile e femminile in particolare sono i temi caldi in agenda, tenendo presente, come lei dice, che tante risorse l'Italia non le ha mai avute, neanche col piano Marshall. Questo piano avrà fatto un buon servizio alla Puglia, al Sud e all'Italia, laddove non cederà a facili modalità un poco vecchie, penso, come dire, alla logica un po' del sussidio, dell'indennizzo, ma si saprà valorizzare i talenti, le competenze, l'imprenditorialità, la voglia di realizzare buone cose che appartiene a questo territorio. E quindi io sono convinta che al di là che il 40% di risorse per il Mezzogiorno sia una cifra significativa, noi dal giorno successivo alla consegna in Europa di questo piano dobbiamo correre sull'attuazione, dobbiamo evitare litigi sulla modalità di attuazione di questo piano e dobbiamo guardare a questa grande opportunità del PNRR per realizzare progetti che rendano il Mezzogiorno più competitivo, più attrattivo, con una capacità di produrre risultati e di produrre competenza, efficienza. La Puglia da 15 anni a questa parte è una regione che ha lavorato moltissimo proprio sui pillar del PNRR. Sulla questione di genere. Oggi abbiamo approvato una delibera che io considero storica sull'agenda di genere. Tutte le azioni di governo della Regione Puglia verranno filtrate dagli obiettivi del PNRR e costituiranno un elemento fondamentale di riequilibrio. Un'altra cosa, la Giunta oggi ha affrontato in termini di riequilibrio tra nord e sud la questione sanitaria. Noi siamo certi che tu e il tuo governo farete in modo che i cosiddetti LEP, livelli essenziali delle prestazioni, diventeranno il metro e la misura della distribuzione dei finanziamenti in materia sanitaria, con l'aiuto anche degli investimenti che verranno dal Recovery Plan. E poi i giovani. La Regione Puglia in questi anni ha messo a punto, credo, le politiche giovanili più interessanti d'Italia. Siamo stati capaci di costruire senza tarpare le ali a nessuno e quindi senza pretendere un legame troppo forte col territorio, che i nostri giovani si confrontassero col mondo, con l'Italia, con le aziende, con la cultura d'impresa e intendiamo continuare su questa strada.